Antisputo, paga. In un mondo, in, nel regno dei lama dei contadini ciccioni, essere antisputo ti salva dalla metà dei rischi possibili. Poi ti devi essere anche anticontadino ciccione. Lì è dura. Adesso devo risputargli e scommetto che andrà in un posto piacevole. Che cosa geniale. Oh yeah. Oh, però non sono ancora caduto una volta, sono stato contento. Ecco. Non riesco a beccare le porte, però. Però quanto sputaggine. Bravo. Che cazzo di essere. Che stalkatori. Che piattaforme. Adesso devo tipo guardare in giù questa. E ti sparisce da sotto i piedi. No. Ah, che peccato. Poi sposto l'altra. Dai un'occhiatina. Considera una gufata in ritardo. Considera una gufata in ritardo. Sì, ma Matteo, francamente. Non è che ci puoi arrivare che se clicchi lo stesso coso due volte si sposta la stessa piattaforma. No, hai sentito la laggata. No, ma io ero sicuro di aver sputato all'alto prima. No, hai sputato sempre quello. LOL. Lollo the movie. Lollo the movie. Che le sputa quello. Basta sto pezzo. Ok, non ti dico più niente, ma fai di testa tua che è meglio. Vabbè, allora no, Ma non si è spostato, sbaglio. Ah, ma quanti. Con tante risate. Sì, ma qualunque cosa io sputi mi scompare sotto i piedi, basta. Ma entrambi i tasti sono la pressione. Allora, adesso vediamo bene quale devo sputare per spostare quale. Ok. Questo lo sposta di qua. Allora devi sputare a questo e poi a quello. Stiamo sicuri. Ecco. Bravo ciccione. Perfetto. Ecco. Adesso sputa l'altro. No, aspetta, mi vado di qua e poi sputa l'altro. Ciao. Oh, grazie Dio. Ti ho sempre voluto tanto bene. No. Ok. Yeah. Sì, yeah. Sì, terra, ti amo, mi rotolo su di te. Sì. No, ma veramente non l'hanno costruito per delle persone, cioè l'hanno costruito per uccidere delle persone in sto posto. Cioè te. Ma Cusco come faceva a sopravvivere quando viveva a palazzo? No, veramente, c'è un'intera trappola mortale. O che proprio Yzma ha trasformato il villaggio nella terra dei contadini ciccioni, E gli ha fatto costruire un'enorme macchina di morte a forma di città. Oh yeah. Riuscirò a fare quest'ultimo salto? Sì. Sì, forse. E insomma. Yeah. I'm pumped. Andiamo che è finita. Aspetta. Cazzo fai? No! E anche antisgamo, pacca. Come già detto. Non muove i piedi. Sto cercando di fare stile Super Mario Bros. Con l'occhio gigante che gli fai girare la testa, poi muore. Scopri con un altro segreto: uccidere pacca facendogli venire il giramento di testa. Oh, stavolta perlomeno non t'ha trollato il ciccione. Oh. Tostissimo palla. Oh, sono tosto. Se tu devi fare l'antisgamo, no. Magnifico, il tuo antisgamo è di qualità. Masochismo! Cusco è stato maso. Porconata. Come direbbe Cisco, sì, tirami le frustate. Oh, alleluia! Ah, alleluia, ci sarà quel bambino demoniato, è ovvio, se ti mettono tutte cose. No, è diventato un boss finale di Final Fantasy. Tipo, this is an evil, my final form. ma ti fottono tutti tostissimi. Tanto è disseminato di vite sto posto. È tipo una gigantesca camera di tortura. Piena di vite. Piena di vite, in questo modo tu continui a soffrire ma non muori. Yzma è un genio, è male. Però visto che sto tizio è masochista e non soffre neanche.
Ma quanto bello girare così. Vabbè. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Ok, vediamo di andare di qua. Il tostolone l'hai trovato. Bellissimi ro... Oddio. Perché c'è una... Perché c'è una bancarella? A forma di scivolo. Chi è mai che ci molla le... che fa le bancarelle? No, no, ma dai. Io... No, non mi vedo più. Non ti... Ma cosa c'hai gli occhi di fatto? Davanti non ti vede, dietro lo sei. Oddio. Che troll sti tostissimi. Che troll. Devo prendere le curve larghissime. Ma adesso non c'è più nessuno, ovviamente. Chi è? Chi sono? Oddio. No, vedo che posso curarmi. Un ciccio e un magro. No, ve lo sul... Questo muro è così fragile che anche un lama potrebbe romperlo. Come siete specifici? Davvero? È un bene che non ci siano lama intorno a caricarsi. È un Muppet! Ah, sì. Potrebbe valere la pena ripetere quel punto. Speriamo che nessun lama trovi la carica attraverso questo muro. Ok. Voi due siete antisgamo completo. Tipo sono gli unici due abitanti di sta città e sono due idioti. Gli altri sono tipo morti tutti. Gli altri sono tutti morti per trappolone, roba varia. Come funziona? Ho sentito che c'è un lama parlante in circolazione. Perché ogni tanto urla? Si appunto fa apposta. Boh, comunque sono Stanlio Olio versione A, incasti qua. Che stupido. Vecchia, che stai tornando dietro. Devo trovare un punto in cui inserire la mia... Guarda che discesa. La mia testa rossa di idolo. Perfetto. Forse visto è mai prima... stato bellissimo il pezzo con le piattaforme che sparivano. Ok, clicca questo. No, clicca quell'altro. Porco can. Quanti muri. Ci va bene anche, anche senza mettere i tuoi tizi che urlano. Quanti muri del cazzo ci sono? Dei simili. Attento, tostissimo, chi ti vuole trollare? Tostissimo trollante. Che bastardo. Rolling. No! Rolling. Vabbè, me lo Rolling on the river. The river tu 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 tu. The river to die. Oh. No, fermo lì, man. Prendi un bel po' di slancione. No! Yeah. Due modi per andare in corso. E questo per saltare, bene. Bravo. No, tu non puoi non volermi così poco bene. Ah vabbè, almeno ti fanno vedere da che parte devi andare. Sì, destra. Sì, più lontano, stronzo. Ok. Ehi, grazie. Pomo. Ah, dritto, bene. Non me lo ricorderò mai. Neanch'io. Ah, ok, vabbè, c'è una porta a forma di classifica. E tipo vedi dritto ti volto ogni tanto. Ok, di qua. Di qua. Salta! Zì. Bravo! Lavora! Muoviti! Non di qua! Di qua! Oh! Il lavoro sì, di femore! Sì, yeah. E no, però vabbè, preferivo non prendere la piattaforma a tempo, allora. Sì. Ma voi mi volete così male? Ma perché Isma ti odia così tanto? Ma io penso... Cioè, perché ha perso lavoro? Ma io neanche se mi uccidessero la famiglia fare una roba del genere. Vabbè, per quello sì. Rolling. Però mica per il lavoro. Vabbè. Cioè, trova lavoro ovunque come torturatrice personale. Si mette di fronte a fare un ballo sexy e uno soffre un casino. Ok, adesso era quello più lontano. Zì. Mamma! Non sono stronzi, no! Ok, devo farlo da qua. Ah! Tento! Nini! Pienilo più basso! Troppo basso, oh yeah! Per 1000 pseudo tostoloni, che scragnolata! No!
Ma sono perfettamente... Oddio, cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Ah, non lo so. Però guardate intorno. Che forma dovrebbe essere? Contadini ciccioni, signoria. Contadini ciccioni forever. Allora. Luna. Di papà. Adesso vai a prenderti la scissore. Dei rolling, dei 18, dei trolling. Ulla, ulla. Sto saltando, salto, guarda che buia! È bello trollarlo mentre cerca di parlare. Ah, ok, ok. Oh, oh, oh. Dove? Ah, ok, ok. Ci dovrei essere. Sì, c'è. Forse. Magari. Allora, se io continuo ad andare in giro scrosamente di qua, dovrei trovare esattamente questa stanza. No, non posso neanche curarmi, che schifo. Ma già c'è una vita piena. Oh, perfetto. Oh, ma è troppo labirintico sto po'. Sto. Vabbè, sei inutile. Oh, di qua non ci sono mai andato. Dici? Dico sì. Se no avremmo preso la monetina. E anche questa. No, no, ci sono troppe monetine non prese. Attenzione, forse stiamo arrivando. Sì! Sì, c'è un tostissimo ancora in vita. Non lo possiamo permettere. Niente. Mi mangia le corone per prendere vita. Guardalo! No. I due idoli rozzi. Ok, ho fatto un'idiozziata. No. Hai anche usato una nabata? Sì. Adesso... Emo! E mo sì. E mo su sì. No. Ma no. Non potete promettermi la felicità. E poi non darmela. Fai il salto a parete. Ma Dio mio. Aspetta. Che succede? Ma no. L'offesa di sto tizio, signori. È offeso personalmente. Sta arrivando un lama. Se non l'aveste capito, perché magari non avete capito. Non è che magari dicono un'altra perla, no, quei due lì. Ulla, passa sopra di qua. No. Ma è di qua che sono arrivato. Oh, ma è vero, dico. Proviamo, vediamo. Sai com'è, non sono abbastanza geni. Però se mi parlate anche voi. Schifosi, non ti parlano. Oddio. Cosa cacchio sono qua a fare? Sono qua a guardarsi, a fare gesti strani. Come se stessero parlando, ma in realtà non parlano. Quindi di lì c'è la promessa di felicità. Di qua non c'è niente. No, ma non potete veramente fare ste cose, dai. È un'ingiustizia. Sto saltando, salto, guarda che salto. Bisogna essere dei sadici. Disinformati figli di, come diceva quel tizio. Ni. No. Sta arrivando un lama. Togliti di mezzo. Tipo ho iniziato a correre 3 anni prima. Salmo. Ah! Con rana style. Rana barra coniglio barra salmone. Ma dai, non salta a sufficienza. Ma io sono una capra. Ecco cosa sembra. Insieme di un salmone, una rana, un coniglio, una capra che salta. Ok, attenzione. Togliti di mezzo. Salti troppo prima. Allà. Dai, ma dai. No, ma non ci credo, eh. Siamo 46 minuti, di cui 10 sono di salto e di perdizione. Ma dai, bella. No! No! Vai!
Voi non potete farci questo. Voi non oserete. Muori. Ah! Adesso si sfogherà su tutto ciò che esiste. Talmente un peso che non guarda neanche. Ma non è ancora finita sta merda. Adesso c'è il boss finale di Final Fantasy. Lo ammazzo di botte. No. No, non c'è il boss. C'è un altro. Cacchio. Non mi pare di... Ah, ecco. No, vabbè, non mi pare comunque di tutta questa difficoltà. No, però se io volessi sputarti... Perché c'è? Hai a tempo! Quindi le devi anche avviare nell'ordine giusto perché sono a tempo. Ancora un po' e devi sparare la prima bestemmia della sua vita sto tizio. Lo giuro, se bestemmi in diretta voglio esserci. Dunque, qual è quella che va via prima? Allora, la prima deve essere la più vicina ad andarsene, poi quella in mezzo e quella più lontana, fantastico. Ok, quindi questa va fatta per ultima. Dove andrà fatta questa per prima, allora? Pim. Ok. Voglio sparare a te. Bravo. Corri! Corri, Nig, corri. Ni! Sto saltando, salto, guarda che salto! Hai visto che salto? Sta... Di chi è sta... Aspetta, aspetta, guarda un po'. È tua. Diamo un'occhiatina. Che merda di statua, spaccala, che non l'hanno ancora tolta. Perché sembra un po' così brutto? Ma sei indistruttibile la mia. Ma non è giusto. No! Il boss. Questa musica mi sa molto di boss. Questa è il tagine di musica. Ah no. Ma quanto è estremamente lungo sto posto. Ma dai. Ma se dopo questo non trovo un boss finale da Final Fantasy da... I demone, guardi demone. Le guardi demone. Sto saltando, salto, guardi che salto. E voi non potete fare nulla per... Demone! Perché parte un allarme da... Perché no, perché veramente è partito un allarme da... Tu salti ma loro vedono i demoni. Che lo... Ma no! Non mi ha visto sul serio. Quanto è troll sto livello. Ma poi è lungo come la vita di tutti i Vuber. Ma è un solo Vuber vive tipo 10.000 anni. Salto, guarda che salto. Uggiolio di ansia. Arriva, guardalo che Dio sciallo. No, la musica di Pacca! Musica stealth! Adesso devi scappare da Pacca. Bella musica stealth epica. Sì, ciao anche a tempo. Sto saltando, ah, ma io sto saltando, posso. Sono un demone. Un demone. Sono un demone. Demone. Sono un demone. Un demone. Sono un demone. Demone. Sono un demone. Un demone. Sono un demone. Sono un demone. Un demone. Sì, io sono stealth. Io sono stealth. Col cazzo. Sto saltando. Cos'è, un armadillo? È la testa. Ah. La mia testina simpatica. Di cazzo. Sembra un armadillo lo stesso. Anna. No. Perfetto. Ah no, è il corpo. È il torso di verità.
E dov'è l'altra porta? Sarà di qua. Ah, tu non sei tostissimo come gli altri. No, gli altri, lui è tostissimo, gli altri sono stratostissimi. Quelli che ti vedono demone. Tipo, sono inchillabili, ma non uccidono neanche te. Guarda. Hai notato che ho saltato? Ma sbatto. Io corro contro il muro, è una tecnica. Vabbè, è l'unico modo per non... per non... ho causato una nabbata. Perché se hai fretta, dopo vai in stress. La testa funziona di merda sotto stress. Ok, io vi odio. Ma questo è sadismo. È verso i poveri onesti lama e demoni. Un discendente del marchese De Sade ha fatto sto gioco. Al singhiozzo. Al singhiozzo. Ma bisogna fare la canzone del lama laggante. Ho le mani spastiche. Oh, non me ne frega se stai saltando. Non è vero, non stai saltando. Stai cadendo. Questo non è volare, questo è cadere con stile. Questo non è saltare, questo è cadere, basta. Provaci ancora due volte. Sei mafioso, gioco. Gioco mafioso. Gioco cornuto. Carogna. Infame. Infamone. Oh sì. Oh sì. Oh. Ed era rage il livello della rana. Era rage il livello della rana. Spiegami. Ma la rana mi ama. La rana non stava giocando con i sentimenti. Era giusto che facciamo un po' la preziosa. A me non piace il sistema di controllo. Oddio, ho in mente la Super Tecnica Pro. Ok. Pro 2. Che corsona. No, però può funzionare, signori. Può funzionare. Dici? Secondo me sì. Pro 2. Vabbè che non è guadagnato tanto tempo. Ok. Io perdo il collo. Io oggi perderò il collo. Io odio il mio corpo. Ho premuto! Madonna, la rabbia, signori. Raramente si crede così. Non farmi. Sei troppo buffo. Sono buffo. Sono buffo quanto lo yobba. No, la yobba! La yobba esce dalla mia testa! Non farmi sbagliare! No! Che funziona! Yobba power! Yobba, ti dedichiamo questo episodio! Tu che mi hai dato la forza per superare sta merda di livello! Guardate che non è finita, c'è ancora Izma! E io posso staccare la testa a morsi! quello sono io che mi giro la testa, stile enigmista. No, più che altro ti sta girando qualcos'altro. Yay! Complimenti. Dimmi che non c'è un altro livello. Oddio, non posso. No, non puoi. Non è possibile. No, se c'è il boss. Se c'è il boss, mi arrabbio. Fallo te, ti prego. Ok, togli. No, dai, fini. Oh, no! Coccodrilli di nuovo! Oh, è tornato! Pacca, amico mio, ci sei mancato. Salto. Allora, io devo andare, quindi termineremo la città prossimamente. Quindi, mi raccomando, seguiteci, rimanete affezionati e vedremo di non farvi aspettare così tanto per la prossima parte. Salutiamo Pace. Questo posto è davvero incredibile. Ha un bel culo questo posto. Considerando che è tutto mio, non credo che Isma sarebbe d'accordo con te. Effettivamente. Che dobbiamo fare per restituirti le sembianze umane? Dobbiamo arrivare alla stanza del trono e trovare l'accesso alle catacombe. Stanza del trono e catacombe maiuscole. Vuoi dire la stanza del trono di Isma? Forse? Se farò come dico io, non ancora per molto.
Bravo. Ok, comunque, ciao Paca, amico mio, ciao Yobba, ci hai salvati. E come dicevo prima, alla prossima parte.